La prima osservazione che vorrei fare è in ordine politico. Sicuramente questo governo è un pessimo studente. Non ha imparato nulla della lezione che il Parlamento ha dato al governo la settimana scorsa. La settimana scorsa, seppur in aula un po' in sordina, abbiamo approvato una legge delega, noi riteniamo fondamentale per il Paese, che è la riforma del codice degli appalti, ma a prescindere dalla sostanza di questo importante provvedimento è il metodo, perché c'è stata la dimostrazione da parte del Parlamento che, se messo in condizione di poter serenamente lavorare senza avere un'invasione di campo da parte del governo, senza avere un governo che fa vedere i muscoli, senza avere un governo che non tiene assolutamente in considerazione l'azione importante politica appunto del Parlamento, fa le cose ben fatte. E infatti settimana scorsa abbiamo detto al governo che avete fatto un testo ed era osceno, lo abbiamo cancellato, lo abbiamo riscritto e lo abbiamo consegnato al Vice Ministro, che avrebbe dovuto portarlo appunto al Primo Ministro, e augurandoci che avreste potuto fare i compiti a casa, studiare, e forse a settembre ne avremmo riparlato. Ma con l'atteggiamento che avete avuto su questo altrettanto importante provvedimento, che è quello della scuola, non possiamo dire che siete dei somari, non avete imparato nulla, siete dei pessimi studenti in ordine politico. Ma questo non ci stupisce, perché è il metodo, è l'orientamento da parte di questo governo: colpi di maggioranza, scelte non condivise, e in questo caso non solo dal Parlamento ma dal resto del mondo. Un provvedimento unilaterale che anche nella sua essenza non dice assolutamente nulla. La cosa che tra l'altro mi lascia con l'amaro in bocca, e lo dico sommessamente in virtù dell'esperienza che ho, come tanti miei colleghi in quest'Aula hanno esperienza amministrativa, venendo anch'io da una regione periferica, io vengo da una regione di montagna, e chi ha fatto l'amministratore in queste regioni sa quanti sacrifici abbiamo dovuto mettere in campo negli ultimi 20 anni per far sì che, per quanto mi riguarda, nelle mie scuole di montagna, le scuole restassero aperte a presidio del territorio, di una cultura fondamentale nel nostro paese, in tutto il paese, non solo da noi in montagna. E questo è stato fatto con grande impegno e con grandi sacrifici in ordine economico e grandi sacrifici di programmazione. Ma questo è un mondo che non vi appartiene, è un mondo che non appartiene a questo governo. Già non apparteneva al governo Monti, che è stato il seme, il germe di questa linea di pensiero, quella di dimenticarsi della periferia, dimenticarsi degli enti locali e di quanto hanno fatto anche per la scuola. Ci siete passati sopra, io non ho sentito prendere una posizione forte, una posizione importante per i nostri studenti, ma per i nostri territori. Se dipendesse da voi, probabilmente ci sarebbe un'accelerazione nello spopolamento delle periferie, nello spopolamento delle valli. E vuol dire che non avete capito nulla. E d'altronde la legge, la madre di tutte le porcate, la legge Delrio, che anche qui
il punto di partenza di una visione diametralmente opposta di quella che abbiamo noi. Voi avete questa idea in cui tutto deve essere centralizzato, le periferie con le loro particolarità non contano nulla. E non avete capito che invece questo paese è nella sua diversità ha creato negli anni della sua esistenza la sua peculiarità, il suo valore aggiunto. E mi fa specie che, mi va bene che parlare con dei ministri che non hanno amministrato neppure un condominio, non perdiamo neppure tempo, ma ci sono dei ministri che vantano anche lo stesso primo ministro, importanti esperienze in ordine amministrativo a livello locale. E però probabilmente quando si entra in un meccanismo ci si dimentica di tutto e si flagella il territorio. Ed è studiato in maniera scientifica, perché vuol dire essere servi di un pensiero che non dovrebbe appartenere a questo paese. Voi avete annientato gli enti locali togliendo addirittura alla gente, al popolo, la possibilità di esprimere il proprio pensiero. Nella cabina elettorale avete fatto finta di cancellare delle province che non avete cancellato, avete creato il delirio con Del Rio per quanto riguarda le province in ordine politico-amministrativo. Siamo tornati ai vecchi metodi che hanno sottolineato la politica del nostro paese prima che il cittadino potesse esprimersi liberamente, quando i sindaci li sceglievano all'interno di una stanza e troppo spesso si trovava l'utile idiota che si metteva a disposizione. Beh, noi siamo tornati col vostro pensiero a questo, e se si fosse fermato esclusivamente sulla questione delle province, avete fatto un disastro. Ma questo disastro è un effetto valanga, perché quello che state mettendo in campo, avete messo in campo in ordine di pensiero, politicamente, è la stessa cosa anche sulla scuola. Non ve ne frega nulla della periferia, non ve ne frega nulla di quanti sacrifici anche vostri amministratori giudiziosi hanno fatto per poter preservare come presidio del territorio, avere la possibilità di avere delle scuole in montagna a quasi 2000 metri. Cosa vuol dire tenere aperta una scuola a 2000 metri? Ma voi lo immaginate? Questo Parlamento, se fosse stato un Parlamento serio, come esiste in altre regioni alpine, avrebbe perso 2-3 ore solo esclusivamente per parlare delle scuole di periferia in maniera seria. E leggetevi gli stenografici di certi dibattiti che fanno in altri parlamenti, come lo fanno per l'agricoltura di montagna, lo fanno per la scuola di montagna. Ma vi rendete conto che stiamo massacrando il nostro territorio? Lo stiamo tritando dentro un tritacarne che non parla italiano, probabilmente parla tedesco. E questo è un disastro per il nostro paese. Però io sono convinto di una cosa, che se fossimo in un'aula, probabilmente in un'aula di scuola, noi non saremmo sicuramente i bulli della scuola. Voi siete i bulli della scuola, voi e il vostro, come posso definirlo, il vostro Fonsi, no? Noi siamo i buoni e voi siete cattivi, ancora una volta. Ma non perché abbiamo ragione, perché abbiamo un altro approccio con la nostra gente e con i nostri territori. A voi dei territori periferici non ve ne frega assolutamente nulla, avete un altro fine politico, per cui bocciati ancora una volta, neanche rimandati, bocciati sonoramente, siete dei somari, voi e Fonsi. Grazie senatore Crosio, è iscritto a parlare il senatore Campanella, ne ha facoltà. Tirate via per cortesia. Quest'oggi è la giornata dei graffittari. Senatore Crosio, si arrenda.